Ciao a tutti ragazzi e bentornati su Outlast. Ok, è il momento di cercare di finire questo gioco quanto più presto possibile perché... Ok, sì, mi ricordavo di te, perfetto. Vediamo un po', vorrei cercare di finirlo prima che di cominciare altre serie, quindi cercherò un po' di prendermi di coraggio e fare del mio meglio questa volta. Ancora tu? Che sarà mai? Secondo me è una buona idea aprire? Non lo so. Mi pare no. Mi sa che passerò da qui. Ottima idea, no? Passare dentro delle sottospecie di canali. Dopo che sai perché praticamente c'è qualcosa di strano dietro la porta. Oh, vabbè. Che sarà mai? Soprattutto adoro quando sono lunghi. Non intendo cose strane. C'era un piccolo coso. Spero di non aver saltato niente di importante. Hello? Hello? Ok, niente di che. Perché tremi? No, niente di particolare, è di chi mi preoccupo. Al massimo ci sarà solamente quello stupido ciccione. Cicchia, tutti sti rumori di certo inquietano. Allora, quindi cosa la porta? Ah, ok. Non so perché per un attimo. Oh, è buio. A quanto pare posso andare solo di qua. Vediamo, fatemi controllare. Sì. Ma cos'è? Ok. Fammi per favore, grazie. Oh shit. Allora, fatemi controllare un po' i miei dintorni. Là c'è un ponte. Quindi devo salire per forza da qua. E qua c'è un cadavere. Ah, vabbè. Non pensate che l'abbia già giocato questa parte perché sembro un po' più tranquillo. Non lo sono affatto. Vabbè. Pianificare le cose può essere d'aiuto a certe volte, non pensate? Però... Ops, scusate. Oh. Sono saltato in aria per un attimo, ok. Accidenti, che bordello. Soprattutto avrei per sbaglio premuto... Oh no. È lui, il ciccione. Sta facendo una piccola lavata qui. Come sarà? Ehi! Dove cavolo sarà? Sembra davanti a me. Eccolo, vedo quegli abbaglianti. Quindi prova a stare un po' fermo. Vediamo un po' se riesce a passare senza vedermi. Ok. Sembra che sia venuto da lì. Quindi vuol dire che c'è qualche... Oh! Esatto, c'è una scaletta. Posso correre? Sì. Posso anche correre. Ok. Ah, mai sentito? Oh, beh, che paura. Quando non ce la fai a salire le scale, sei scemo. Nabbo. Ok. Oh, ciao. Non sei cattivo, vero? No. Ok. Non so perché voglio chiudere questa porta. Potrebbe essere una buona idea. Chi lo sa. Ah, ok, va bene. Che bug è un corno. Scusami, potevi avvertirmi che eri un po' incavolato. Beh, in effetti pure io. Di qua. Di qua. Oh shit. Dove sto andando? Dove sto andando? A quanto pare l'ho seminato. Che strano avvenimento, onestamente. Vabbè. Beh, che poi in effetti pure io potevo un attimo arrivarci. Sai, un tizio col bastone sta correndo verso di me. Sono in un manicomio. Sicuramente avrà buone intenzioni. Vediamo. Basta, no? Ok, voglio passare di qua. Qualsiasi cosa stia succedendo, non è positiva. Va bene. Wow.
Gas. Ok. Oh, che è successo? Oh. Ok, sì, ho già abbastanza registrato. Pare che note. Ah, ecco. Infatti ho dimenticato a leggere un po' di note, vediamo. La parola Wallrider è scritta dappertutto. Markov stava conducendo un esperimento chiamato Progetto Wallrider in questo posto, ma i pazienti parlano dello Wallrider come se fosse una presenza fisica, uno spirito o un demone, quindi qualcosa che ho visto passare nell'episodio precedente. Cose che hanno trovato nella montagna. Normalmente le avrei parlate come allucinazioni di schizofrenici, ma ho appena visto qualcosa. Forse era solo un riflesso nell'obiettivo, o forse questo posto inizia a far impazzire anche a me. In effetti sì. Il dottore è morto. I pazienti che sono. Wernick è morto. Uno mi ha chiesto che esperimenti fa un dottore morto su pazienti vivi. Cos'è il progetto Wallrider? Ah, in effetti, se è morto. Un banchetto per le mosche. Direi che aveva rimbalzato in una stanza migliaia di mosche. Questa è la via di uscita di cui parlava il prete? Necromante. Ah, fa. Ok. Sangue, bruciature, sul bancone, sono allineate, teste umane come se fossero bottiglie. Vabbè, cose perfettamente normali. Quindi niente di così importante da leggere alla fine. Diciamo che sono delle considerazioni che sta facendo questo tizio. Aggiungi il piano d'era dell'ala maschile. Ok. Ma è sbarrato, quindi. Quindi mi sa che. Non è in avanti. Provo a spingere un po'. Vediamo. Oh no, uno starnuto. Oh. Ok. Com'è che si chiamava quel personaggio di. Cos'era? Soul Calibur? Non ricordo benissimo. Quello che aveva gli artigli ed assomigliava molto a questo tizio. Impronte di sangue che vanno verso di là. Però io vado di qua. Fuck the system. E non the system. Spero di trovare qualche batteria a dirvi la verità, ma niente di che, purtroppo. Vabbè. Anche perché ne ho solamente tre. Dovrei salire? Una porta sta venendo distrutta, a quanto pare. Ma quale? Ma soprattutto perché sbattono sulla porta e trema la mia telecamera? Ah, vabbè. Ah! Ok. Beh, non lo so perché non voglio aprire quella porta. No, no. Ok. Spero che non sia di là che debba andare. Invece sì. E quando mai? Ah. Vabbè, YOLO. Beh. Ok. Un'altra fotocamera. Niente. Che brutta idea. Io apro. Sì, lo so che sono molto silenzioso. Ma voi come se fareste in questo caso? Beh, sarà solamente un pazzoide con qualche mazza, vabbè. O che sarà mai? Oppure un tizio che stacca le teste alle persone come se fossero alici. O come diciamo qui da noi, masculini. Oh no. Oh no. Questo posto non mi piace affatto. Peggio del solito. Ok. Wernick, aspetta. Oh oh. Ho come l'impressione di essere in un vicolo cieco, vero? Dai, fammi salire. Ottimo lavoro. Non mi convince per niente questa cosa, ragazzi. Voi cosa ne dite? Accidenti. Soprattutto sto cercando di fare.
fare degli episodi un po' più lunghi. Ciao. Ok. No. Oh shit. Muoviti, 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 muoviti. Apri. Ma anche no. Accidenti. Ok, ecco qui. Qui, 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 blocca, 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 blocca. Blocca. Dov'è fatta? Oh, yes. Missione compiuta. Ah, oh, vabbè, niente di che. Sono così preoccupato. Oh. Oh, fuck. Torre. Ok, seguiamo la traccia di sangue, non sarà niente di particolare. Ciao. Ok. Anche qui, blocca. Sicuramente sarò in un posto perfetto. Dottore. Io sono a pass, bitch. Oh. Vedi qua. È un tantino alto. Io sto andando avanti senza sapere manco dove sto andando, a dirvi la verità, ragazzi. È un momento abbastanza di panico. Ah, non ce la fa, dove saltare così. Oh no, un'altra porta. Ma siamo seri? Ma quanti sono? Oh sh. Oh no. Oh shit. Aia. Qualcuno mi spiega dove devo andare? Oh fuck. Ok. Riesce a fare il salto per andare avanti, ma non quella all'indietro. Logic. Ora, vediamo, dov'è che mi sono perso? Cioè, precisamente qui. Ma dove ho sbagliato? Cioè, forse non ho visto una cosa, diciamo, intento a scappare. Di sicuro. Ok. Allora, qui è la parte da dove escono loro. Quindi ci sarà qualche cosa che sicuramente non ho visto. Qui non c'è nulla. Ah, certo, forse ne ho capito. Ah, ecco. Avendone soldi, amico. Ok, era abbastanza semplice. Sono io che sono molto stupido. Di qua. Allora fammi centrare. Ok. Ok. Ah, oh cacchio. Oh cavolo, non credo proprio. Bullshit priest's guy, aren't you? His witness or whatever, you must be exhausted. Let's take a break, huh? No. The old two martini lunch? Sì, però solamente due chiacchiere, però onestamente non mi sembri tanto simpatico. Ok, here we go, arms and legs inside the car at all times. Che vuoi fare? Non mi aspetto niente di bello, ragazzi. Per niente. Voglio liberarmi? Non posso? No, Uscita, sì, ti prego. Uscita. You know, I love the mountain here at night. You wanna head out and take a stroll? Sì? Go ahead, I'll wait here. Mamma mia, ma quanto sei brutto, porca la miseria. I'm in no hurry. No? Alright. Nose to the grind. Che miseria, ma che ti è successo, amico? Okay, then, right this way. No, liberami. Ah, un ascensore. Cioè, sarà il famoso dottore Wolf. Com'è che si chiamava? Wernick? Accidenti. Amico, credo che tu abbia fatto uso di un po' troppi steroidi per farti diventare la pelle così. Accidenti a te. Oh, orrificante. Ah. Accidenti, è molto stressante perché sono veramente fermo qui.
Non posso fare niente, uccidimi. Weren't putting that tongue to any use anyway. Truth be told, I was just tired of licking my own stomach. Oh no, io mi aspetto veramente cose molto brutte. No, ti prego. Thanks so much for coming by. We'll begin your consultation in a moment. We'll just need a second to wash up and no movies. And it'll give us a chance to talk. Oh, che schifo, non voglio guardare onestamente. Oh no. Ecco, bravo, cerca di liberarti, accidenti. You know, I'm a bit worried how much time you've been spending with Father Martin. I know, I hope you haven't been letting him confuse you with all his holier-than-thou Bible thumping. No, liberati, ti prego. No offense to the man, but I saw... No, non la voglio la barba, ce l'ho. Sì, la dovrei fare, però. Non da lui, onestamente. Accidenti. No. Accidenti, cerca di liberarti. Murder is the simplest thing. No. 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 Oh shit. You paying attention? Don't pass that on me. Ma stai scherzando? Oh, porca miseria. Sono diventato Frodo Baggins. We made the consumer game of production. Oddio. Ok, ora ti chiamerò Dr. Gollum. Oh. Vabbè, almeno non ti posso ancora mandare a quel paese. Oh, col dito. Oh, ok. Ora decidi di liberarti, giusto? Dopo che ti sei fatto staccare due dita. E devo dire che questo tizio resiste, cacchio. Accidente. Ottimo vomito. Beh, però di certo è il momento buono per scappottare da qui. E direi anche il momento buono per finire questo episodio. Ok ragazzi, se il video vi è piaciuto lasciate un like, un commento qui sotto e iscrivetevi al canale per altri video. E condividete con i vostri amici su Facebook, Twitter, dove preferite. Cercherò di fare una lunga sessione in questo... oggi magari, se è possibile, su Outlast. Quindi ci vediamo al prossimo video. Ciao ciao!